Assalamu alaikum a tutti, buongiorno a tutti. Oggi parleremo del Adhan, cioè la chiamata alla preghiera. La chiamata alla preghiera che viene fatta ogni volta che entra l'orario della preghiera, un orario preciso, 5 volte al giorno, e è un invito a pregare e a recarsi in moschea per chi può andare in moschea. Ve lo faccio sentire. Ecco, questo è l'Adhan, l'appello alla preghiera, che viene fatto dalla moschea, dal minareto della moschea, quando è arrivata l'ora della preghiera. Quindi i musulmani vengono avvertiti, invitati, che è ora della preghiera. Ecco, adesso la esaminiamo. Brano per brano. All'inizio avete sentito l'espressione Allahu Akbar ripetuta per 4 volte. Ne abbiamo già parlato di questa espressione. Ecco, questo è un altro degli usi di questa espressione, che significa appunto
il Dio è più grande e contemporaneamente anche il Dio è il più grande. Poi viene recitata la frase Ashhadu an la ilaha illallah, che significa testimonio che non vi è Dio all'infuori dell'unico Dio. Seguita dall'altra frase, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, che significa testimonio che Muhammad è messaggero di Dio. Queste due frasi messe assieme costituiscono anche la famosa Shahada, cioè la testimonianza di fede islamica, pronunciata la quale la persona diventa musulmana. Poi viene detto Hayya ala salah, che vuol dire accorrete alla preghiera. E dopo, anche qui per due volte, Hayya ala falah, che vuol dire accorrete alla salvezza, al successo, praticamente al bene. Quindi si mette l'accento sul fatto che la preghiera è il bene. E in effetti i cardini dell'Islam, assieme alla credenza nell'unico Dio e nell'altra vita, dopo la morte, nel giorno del giudizio, sono la preghiera e l'aiutare i poveri e i bisognosi. Dunque la preghiera è il successo, la salvezza, in poche parole il bene. Il bene sta innanzitutto nella preghiera. Vi è da dire che qui si parla di preghiera intesa nel senso di preghiera indicata da Dio, cioè di cui Dio ha indicato la modalità, la preghiera, quella che si svolge canonicamente, diciamo, 5 volte al giorno ad orari precisi, cioè all'alba, alle prime luci dell'alba, poi a mezzogiorno, poi nel pomeriggio, poi al tramonto e poi alla sera, cioè all'entrata della notte. Questa si chiama Salah. Invece l'altro tipo di preghiera che il musulmano o la musulmana possono fare in qualsiasi momento della giornata, quando hanno voglia di, quando hanno delle richieste particolari da fare a Dio, delle invocazioni e via dicendo, si chiama dua. Però sono due cose distinte. Questa è la salah, cioè la preghiera che si fa con determinate modalità 5 volte al giorno. L'adhan si conclude poi, ancora con la ripetizione 2 volte della frase Allahu Akbar, e finisce con la frase La ilaha illallah, detta una volta sola, cioè non vi è Dio all'infuori dell'unico Dio. Ecco, nell'adhan, sintetizzato in 3 minuti, c'è la sostanza della dottrina e della pratica islamica, cioè la credenza nell'unico Dio, la testimonianza che Muhammad è messaggero di Dio e che la preghiera è la salvezza, è il primo passo verso la salvezza, verso il successo, cioè verso il bene in pratica. Vi è da dire che questo Adhan, nella versione dei musulmani sciiti, contiene un'aggiunta, un riferimento ad Ali, che è considerato una persona di elevata grandezza spirituale da loro, e viene chiamato l'intimo di Allah.
Dopo questo Adhan, i musulmani cominciano ad avviarsi verso la moschea a fare le abluzioni di rito prima della preghiera. E quindi, passato qualche minuto, quando la preghiera sta cominciando, viene effettuato l'iqama, cioè l'avvertimento che la preghiera sta per cominciare, quindi di affrettarsi. Ecco, l'Ikama è molto più breve dell'Adhan, perché appunto è un richiamo al fatto che la preghiera sta per cominciare, quindi di affrettarsi. Infatti viene inserita la frase, la preghiera sta cominciando, si sta alzando. Ve la faccio sentire. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة Bene, nell'appello dell'alba, Adhan al-Fajr, c'è un'aggiunta. Viene ripetuta due volte la frase As-salatu khairun minan naum. La preghiera è migliore del sonno. Ve la faccio sentire.
Ecco, come avete sentito, il muadhin, cioè il muezzino, questo adhan è stato definito da alcuni osservatori italiani il canto del muezzino. Il muadhin ci mette tutto il suo impegno per far sì che questa chiamata alla preghiera venga fuori bella, insomma, venga un bell'invito. E quindi è diventata praticamente una forma artistica, viene ovviamente chiamato a questo impegno la persona che è dotata della voce più bella e più forte, insomma. Bene, dopo l'adhan, l'appello alla preghiera, faccio un rapido cenno a due fatti importanti che sono successi durante la settimana. La visita, il primo è la visita di Papa Francesco in Marocco, durante la quale sono stati ribaditi l'impegno verso la pace di tutte le religioni, la fratellanza tra la religione cattolica e la religione islamica e tutte le religioni. Ma c'è anche stato un fuori programma, una cosa non prevista, non annunciata, fatta a sorpresa ma importantissima. E praticamente è stato un appello che Papa Francesco e il re Mohammed VI del Marocco hanno fatto riguardo a Gerusalemme, definita città santa e luogo di incontro. Questo è il testo ufficiale che vi leggo. In occasione della visita al Regno del Marocco, Sua Santità Papa Francesco e Sua Maestà il Re Mohammed VI, riconoscendo l'unicità e la sacralità di Gerusalemme, al-Quds al-Sharif, e avendo a cuore il suo significato spirituale e la sua peculiare vocazione di città della pace, condividono il seguente appello. Noi riteniamo importante preservare la città santa di Gerusalemme, al-Quds al-Sharif, come patrimonio comune dell'umanità e soprattutto per i fedeli delle tre religioni monoteiste, come luogo di incontro e simbolo di coesistenza pacifica, in cui si coltivano il rispetto reciproco e il dialogo. A tale scopo devono essere conservati e promossi il carattere specifico multireligioso, la dimensione spirituale e la peculiare identità culturale di Gerusalemme, al-Quds al-Sharif. Auspichiamo di conseguenza che nella città santa siano garantiti la piena libertà di accesso ai fedeli delle tre religioni monoteiste e il diritto di ciascuna di esercitarvi il proprio culto, così che a Gerusalemme, al Quds al-Sharif, si elevi da parte dei loro fedeli la preghiera a Dio, creatore di tutti, per un futuro di pace e di fraternità sulla terra. Ecco, questo appello è importantissimo, soprattutto dopo i recenti fatti della dichiarazione unilaterale da parte del governo israeliano che Gerusalemme è diventata la capitale, e in seguito ai fatti che si stanno ripetendo sempre più spesso di scontri nella moschea di Gerusalemme, la moschea Al-Aqsa, e di estremisti ebrei incitati da alcuni rabbini che sempre più spesso invadono il luogo di preghiera dei musulmani, anche il giorno di venerdì. Quindi questa presa di posizione da parte di un rappresentante della religione musulmana e il pontefice cattolico è importantissima. Un'altra notizia di questi giorni che ha la sua importanza, anche se non la stessa importanza dell'appello che ho appena letto, è la notizia che l'Accademia della Scala ha approvato un progetto per istituire un conservatorio in Arabia Saudita, per la precisione a Riyadh. Questo mi pare una cosa molto importante,
indipendentemente da chi sia il governo adesso in Arabia Saudita, un vero e proprio criminale, ma questo avvicinamento del Regno Saudita alla musica è un fatto abbastanza importante. Infatti bisogna ricordare che secondo l'interpretazione degli estremisti, dell'estremismo wahhabita più acceso, la musica sarebbe vietata. Peraltro questa proibizione ricordo che arriva da alcuni presunti detti del profeta, mentre invece nel Corano non vi è alcuna proibizione riguardo la musica. Bene, assalamu alaikum, ciao a tutti, alla prossima.